scene già viste. Lo scorso lunedì, il pubblico ha assistito a una rissa nello studio di Uomini e Donne. Ad accendere gli animi ci ha pensato, come al solito, la vamp Tina Cipollari, che si è scagliata contro Gemma Galgani. Sui social il pubblico ha palesato pieno dissenso circa tali scene forti, e davvero di bassa televisione. Il vestitino rosso. Non c'è mai pace per Gemma Galgani. Nella puntata di lunedì 26 novembre di Uomini e Donne vi è stata una rissa nello studio. Fin dal suo ingresso in studio, è stata vittima delle critiche dell'opinionista Tina Cipollari. Il motivo degli attacchi? In questa occasione, il vestito della dama di Torino, ritenuto troppo corto. Ma chi ti credi di essere? Kim Basinger. Queste le prime parole della bionda ed eccentrica opinionista che, dopo essersi alzata, ha urlato in faccia alla Galgani. Sei la vergogna delle donne, ma a questa età è mai possibile andare in giro così? A prendere le difese di Gemma è stata una signora del pubblico, che ha lodato la dama di Torino per la forma fisica che sfoggia a quasi 70 anni. Scontro acceso. Nello studio di Canale 5 c'è stata una rissa nello studio, che ha tanto di trash, per dirla in termini televisivi. Il vestito della Galgani è stato il motivo della lite? È perfetto perché mette in risalto le sue gambe magre. La Cipollari però non ci sta, e, irritata dal fatto che Gemma ha toccato il suo vestito, colta da raptus, ha alzato la gonna della dama torinese. A questo punto è dovuta intervenire la padrona di casa, Maria De Clitti, che si è messa in mezzo tra le donne, ed ha cercato di chiudere la questione. Contro ogni aspettativa, lo skit è andato in onda, e sul web molti spettatori di Canale 5 hanno riversato il loro dissenso riguardo quanto visto.